l'argomento, come potete immaginare, mi interessa molto. Allora, intanto lei ha fatto la prestazione di questo libro, quindi ha dato un contributo importante. Io volevo magari parlare con lei, allora abbiamo parlato dell'aspetto scientifico, dell'aspetto tecnico, abbiamo parlato dell'ambulatorio vegano e vegetariano primo in Italia che c'è presso la casa pediatrica. Io volevo il suo punto di vista anche come genitore, perché lei appunto è mamma e quindi ha fatto una scelta anche per la sua famiglia, per i suoi ragazzi. Quindi innanzitutto volevo capire, ovviamente la sua scelta è dettata anche dal suo grande amore per gli animali, ricordiamo, quindi probabilmente parte da lì. E poi i suoi figli, come vivono questa scelta nell'ambito più che altro nel contesto sociale poi, quindi con gli amici, come si trovano, se hanno avuto difficoltà, insomma, da questo punto di vista. Allora, premesso che il non nutrirsi dei nostri fratelli per me nasce sicuramente dalle ragioni scientifiche che il professor Bernardo e la dottoressa hanno espresso, che sono inequivocabili, per cui io ricordo il caro amico Compianto Veronesi che mi raccontava che nei paesi dove non si mangia carne, ad esempio, non esiste il cancro dell'intestino, per cui ci sono comunque, che la dieta vegetariana e vegana sia associata a una diminuzione della mortalità per cause generali e comunque malattie specifiche tipo cardiovascolari, questo loro immagino l'avranno detto, è scientificamente dimostrato e quindi non sono io che ne voglio parlare. Piuttosto invece posso riferirmi alle ragioni etiche che stanno dietro una scelta di questo genere per gli animali e per l'ambiente. Cominciamo dagli animali, gli animali che vivono negli allevamenti intensivi e vivono una vita che non è vita, dove quando arriva la morte per loro è brutto dirsi, ma è un sollievo, una liberazione, perché è qualcosa di inaccettabile che l'uomo nel terzo millennio disponga di altri esseri viventi in questo modo, con questa crudeltà e con questo cinismo, quando vi sono tantissime altre opzioni per nutrirsi. Ecco, è qualcosa che io credo che l'uomo moderno giorno dopo giorno arrivi a non accettare più. Ecco, e anche perché, vede, ci sono ogni giorno persone che mi dicono: anch'io amo gli animali, onorevole, brava, eccetera. No, magari me lo dicono a cena mentre mangiano la cotoletta, no? E io dico: ah sì, ti piacciono gli animali, si vede come te li mangi, no? E poi non lo dico perché non è gentile. Però io credo che con la forza della ragione dovremmo portare le persone a comprendere il motivo per cui lo specismo è una contraddizione del terzo millennio. Non può esserci differenza tra il cane e il vitello, non deve esserci perché non c'è in natura, no? E quindi ecco, questo è un tema fondamentale. Grazie al cielo, se un tempo dicevamo noi animalisti che se i macelli fossero di vetro nessuno mangerebbe più carne, oggi internet ci permette di avere i macelli di vetro, per cui le nostre associazioni ambientaliste bravissime realizzano questi reportage rubati all'interno degli allevamenti intensivi, dei macelli, e oggi chiunque vede quello che accade, e questo è un motivo per ovviamente non voler essere parte di quelle che secondo me sono veramente delle cose crudele e criminali. Dopodiché l'ambiente, ecco, anche l'ambiente subisce una grande ferita da quella che è la filiera zootecnica. Le emissioni per l'allevamento intensivo superano il 14%, sono più di quelle del traffico. Abbiamo un consumo di suolo importante, risorse idriche, la deforestazione, uno dei grossi problemi del nostro pianeta, con il quale anche a Glasgow COP26 ci si è confrontati, è anche una conseguenza di quello che è un tipo di alimentazione diversa. E voglio darvi due numeri per capirci. Se noi siamo 7 miliardi su questo pianeta, abbiamo 1 miliardo di persone, tra cui noi, che soffre addirittura di malattie di iperalimentazione. Poi abbiamo un altro 1 miliardo e rotte di persone che muore di fame, di cui 300 milioni sono, il professore lo sa, bambini. Ora,
Le risorse del pianeta basterebbero perché queste persone non morissero di fame se non fosse che circa il 37% della produzione agricola del pianeta va in foraggio per gli animali che si mangiano le persone che hanno questo tipo di alimentazione. L'anno scorso, per dare un numero, è stata disboscata un'altra fetta di foresta amazzonica pari alla nostra, la superficie della nostra regione Campania. E tutto questo per fare che cosa? Foraggio per gli animali che si mangiano quei paesi, perché Brasile, India e Cina, tre grandissime superfici, un tempo vegetariane per scelta di povertà, non per scelta etica, ora con lo sviluppo economico hanno acquisito questo tipo di abitudini e quindi il polmone del pianeta viene anno dopo anno sventrato per questa ragione. Ora, per questo quindi motivazioni di tipo scientifico-salutistico, motivazioni di tipo etico per gli animali e per l'ambiente, non è assolutamente più il caso, semmai lo sia stato, di alimentarsi con la carne, con gli animali, con altri esseri viventi. E chiaramente quando si comprende questo, la prima cosa che si vuole fare è applicarlo anche a tutte le persone che amiamo, perché non può essere diversamente. Quindi, dopodiché i bambini sono molto più avanti di noi, nel senso che mia figlia ha 7 anni, ma lei non mangia carne, non tanto e non solo perché io non gliela propongo, ma perché non ha nessuna intenzione di farlo. Nel senso che lei gioca con il maialino, col vitellino, con la pecorella e impazzisce vedendo che le persone li mangiano. Il prosciutto per lei è una fetta della sua compagna di giochi, no? È una cosa che non farebbe mai, perché i nostri figli diventeranno adulti migliori di noi, perché hanno una sensibilità diversa e crescono nella consapevolezza che tutti gli animali vanno rispettati. Quindi un'alimentazione vegetariana piuttosto che vegana, con chiaramente i consigli dei nostri bravi medici, che sono importantissimi, perché le diete fai da te in nessun caso sono giuste, certo, al di là del vegetariano vegano, ma nemmeno quelle dimagranti, piuttosto che, cioè, il consiglio e il supporto del pediatra deve essere fondamentale. Dopodiché le assicuro, i miei figli sono molto felici e non mangiano assolutamente. Certo, ma per esempio nelle mense scolastiche, che ovviamente viene proposta un'alimentazione varia, dove c'è la presenza ovviamente di prodotti animali, come vengono gestiti i bambini che seguono invece una dieta vegana o vegetariana? Allora, guardi, qualche anno fa, all'inizio della legislatura, io ho depositato nuovamente una proposta di legge per rendere obbligatoria la scelta vegetariana e vegana nelle scuole, l'opzione vegetariana e vegana, non solo nelle scuole, anche negli ospedali, in tutte le mense pubbliche, e per fare una corretta informazione nelle scuole. Dal mese scorso, mese di novembre, sono state finalmente pubblicate le linee guida emanate dal Ministero della Salute insieme al Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura proprio su questo tema, per cui se inizialmente si pensava che per avere un'alimentazione esclusiva, nel senso che escludesse alcuni alimenti, alimenti occorresse una prescrizione medica, ora nella premessa del decreto attuativo è ben chiarito che non è necessaria nessuna prescrizione medica per una dieta esclusiva di alcuni alimenti per motivi culturali, religiosi ed etici. La scelta vegetariana vegana quantomeno è una scelta etica, per cui le scuole hanno l'obbligo di provvedere ai nostri figli l'alimentazione che noi diamo, ed è molto importante perché guardi che i bambini vivono a scuola e pranzano a scuola per 8 anni della loro vita, e 8 anni sono veramente tanti, e quindi mi sono battuta perché potesse essere garantito loro quella che è l'alimentazione che un genitore ritiene di doverli dare. Devo dire, adesso ci siamo, per cui chi non lo sapesse, felice di comunicarlo, perché è una cosa del mese scorso, no? Quindi le scuole sono obbligate oggi, per disposizioni di legge dello Stato, a
garantire la dieta vegetariana o vegana al bambino la cui madre dovesse richiederlo. Quindi questa è sicuramente una bella notizia Sì. che insieme a questo libretto ci farà passare un Natale un pochino più felice, giusto? Questo può essere un bel cadeau, possiamo dirlo, da regalare e da far trovare Questo sotto l'albero di Natale non solo ai ragazzi, ma ai genitori, alle famiglie o come diceva prima la dottoressa Mariotti, si possono distribuire a scuola, negli ospedali, insomma. Un'alimentazione sana è sicuramente un valore aggiunto per tutti e questo libro è sicuramente questo Sì. bigino, perché ormai è un tascabile, diciamo, può diventare un prezioso alleato. Ma anche perché i genitori troppo spesso sono lasciati soli e poi guardi, succedono a volte alcuni casi che salgono agli onori delle cronache e non sono legati all'alimentazione vegetariana o vegana, magari ogni tanto qualche bimbo purtroppo viene ricoverato in condizioni terribili, ma lì non è perché non mangiava la carne, ma perché evidentemente i genitori avevano dei problemi, insomma, per cui ecco. Però poi è molto facile, no? Il titolo Esatto. bambino vegano, ricoverato, sta male. Ecco, no, Queste no. sono le fake news che bisogna assolutamente Il professor cancellare. Bernardo non è Esatto. secondo a nessuno in Italia su questi temi, così come la dottoressa Mariotti, quindi io credo che un manuale come questo sia veramente un prezioso aiuto per tutti quei genitori che come me vogliono consentire ai propri figli di vivere rispettando la vita degli altri. Bene, grazie. Io ringrazio ancora il professor Luca Bernardo, la dottoressa Mariotti e l'onorevole Michela Brambilla perché ci avete fatto davvero un bel regalo per tutti. Sia chi è vegano e vegetariano, chi non lo è può imparare davvero molto comunque da questo libretto. Io l'ho letto, tra l'altro si legge benissimo, è scritto Sì, bene, sì, sì. molto scorrevole e poi ci sono delle ricettine davvero uniche e simpatiche che abbiamo detto che ha messo a disposizione Paola Maugeri, giusto? Paola Maugeri, sì. Esatto, e quindi davvero da tenere sempre nella borsa. Grazie mille. Grazie. Grazie.